Vabbè, prima abbiamo fatto una remontata enorme, quindi anche se non lo prendiamo subito, quindi, però comunque è meglio se glielo prendiamo il prima possibile. Direi di non attaccare da lì davanti, di tipo fare il giri tattici. Merda. No! Kerki! Kerki! L'hai fatta apposta! Perché ogni volta che ulto? Perché ogni volta che ulto? Tu devi sempre, ripeto, sempre mettermi quella cazzo di muro davanti. Ma stai zitto, soldier di merda. Bella ulti. Back to business. Sembra un membro ciccione della Yakuza, quello. Almeno con questa skin. Ah, questo è quando ho spedito Rodok nello spazio e tu hai messo quel cazzo di muro davanti alla mia faccia. Metti un muro dentro, non mi interessa. Non davanti a noi però, Kerki. Dovevi metterlo fra... Lo sai che non siamo riusciti ad arrivare in tempo per colpa del muro, vero? Sì, è colpa del muro. L'hai messo in diagonale. La stavo già... Vabbè. Oh, sembra cosa, però te lo dirò. Ok, nerfami la nerfia. Wow, wow. See that guy right there? Looks like he's hit rock bottom. Well, that guy's actually me. Believe it or not. Now, I bet you're wondering how I got in this wacky situation. It all started in the summer of 80. Kerki! Ok, fammi vedere se è quello che penso, quello che è successo. Sì! Kerki, c'era la ulti di Diva? Era oltre il muro, ero salvo, mi hai messo il muro sotto i piedi ed ero abbastanza in alto per essere colpito dalla ultima. Come fai a impegnarti così tanto nel volermi morto? È stata bellissima. No, ma mi sa che ti sei girata e non l'hai vista. Però cazzo, come fai a impegnarti così tanto nel volermi morto? Spiegami. Richiede un impegno assurdo quello che stai facendo, sai? Non credevo fosse possibile farmi così tanto... E invece... Io non ci credo, guarda. Poi solo io. Solo io sono morto. Cosa sei, la rappresentazione fisica del mio destino futuro?